a questo bellissimo castello alle 7:30 di sera, alle 19:30. Questo è la torre Garisenda, cos'è, no? Questa è la torre Tartufo Nero con gli gnocchi. Adesso l'abbiamo ripreso. Cari amici, gnocchi alla romana con... Scusate, Da lì, Mauri. Gnocchi alla romana... Aspettate 5 minuti. Gnocchi alla romana con crema al tartufo. Cari amici. Ecco. Niente, stiamo facendo anche delle riprese per lui. Fra delle pastiette, ma poi... Però... Ecco. La crema al tartufo nero e gli gnocchi alla romana. Bene, bene, Mauro. Mauro, mi stai incazzando. Vieni qua. Ah, cosa ne pensi di questi? Com'è? Piatto, com'è la cucina? La cucina sembra buona, è un piatto che non ho mai mangiato e che vorrei sperimentare. Da assaggiare. Benissimo. Da assaggiare, giusto, giusto, giusto. Benissimo. Niente, sto dando supporto anche a Gennaro, mi divido. Cari amici, gnocchi alla romana con tartufo d'alba. L'acqua minerale Flavia che si abbina a tutto. Gnocchi alla romana con tartufo d'alba, tartufo nero d'alba con del buon vino rosso piemontese, mentre il Mauri è in diretta live. Allora, bisogna aprirlo nella plastica. Il pomelo! No! Cos'è che dice? Ma fa niente, anche se non si vede, tanto devo... Allora, il pomelo viene tagliato in alto. Sei tu l'artista! Vedete? Però fino... Senti che profumo, Mauro. Non sento. Profumo... Devo filmare io. Profumo d'agrumi, profumo d'agrumi. Ah, senti che profumo, oh, ma sì, senti... Sì. Senti. Profumo... Bestia. Profumo d'agrumi, cari amici. Allora, bisogna tagliarlo. Profumo d'arancio. Na. Bisogna tagliarlo. Un po' che sopra. Uè, no? Te sei un tipo raffinato, Va tagliato fino a quando te capì, Gemini. Arriveremo un po' alla parte sommitale. Te capì. Benissimo. Quindi poi me l'hanno fatto vedere dei cinesi come si faceva. Cari amici. Te capì, Gemini. Qua si taglia poi così, si taglia a spicchi. Beh, come l'arancio, simile. Sì, come, però qua occorre proprio farlo di buona lei vena. Profuma d'arancio, la canzone di Angelo Branduardi. Lei profuma d'arancio. Quando l'albero in fiore... Aspetta che dico... la videocamera. Cari amici, quindi mettete un bel like, iscrivetevi se volete, se potete, eh? Continuiamo. È profuma d'arancio, insomma, quando l'albero giusto, è giusto. Fiore. Ripeto qua, se volete, se potete, iscrivetevi, perché noi facciamo arte. Adesso noi l'apriamo tutto. L'apriamo tutto. È profuma d'arancio, na. Mauri. Troppo fragili, remiati, na. Guardate. Ed ecco il nostro pomelo che andrà mangiato. E a questo punto cercheremo di aprirlo ancora all'interno. E vedete? Bestia. Viene come un enorme arancio. Sì, infatti. E questo si mangia tutto si mangia. Qua, cari amici, il bello della natura. La natura. Ma il pomelo è un incrocio, è stato creato. È stato creato il pomelo, Nico. No, è assolutamente naturale.
No, sicuro. Mauri, sì, è un frutto naturale che qua assolutamente non esisteva. Non sapevo. E adesso noi abbiamo assolutamente la possibilità di mangiarlo anche in Italia. Dove li e di coltivarlo in Italia. Il pomelo aperto. E praticamente quindi si sbuccia prima la parte sommitale e poi si taglia a fette lateralmente e poi si aprirà internamente. Per rimanere nei costi ammissibili dalla cucina abbiamo quindi utilizzato come base la crema al tartufo e quindi abbiamo una base di crema che è il tartufo e quindi abbiamo il tartufo. Però ovviamente per il segreto della ricetta abbiamo utilizzato anche il nero di seppia coi pomodori. Allora, il nero di seppia darà il colore del tartufo nero, mentre i pomodori daranno il sapore, perché l'agro dei pomodori, l'acido dei pomodori, darà quindi il sapore. Allora avremo la base, il tartufo, per la ricetta base, giustamente. Il nero di seppia per il colore della ricetta e i pomodori per il sapore da dare alla ricetta. Quindi una base di tartufo sugli gnocchi alla romana con naturalmente uno sguardo ai soldi per fare una ricetta che possa andare bene per ognuno di noi. Si continua, cari amici. E cari amici, sul pomelo, per fare in modo che lo possiate mangiare dolce, quando lo aprite, cosa succede? Che mano a mano che lo aprite, rimarranno, vedete, delle parti con la pellicina. Questa pellicina voi la prendete proprio sul centro del frutto e vedete dal centro si apre benissimo. E che roba? E voi togliete tutta questa pellicina. Allora, questa pellicina è commestibile, però sappiate, è amara. Quindi se voi togliete questa pellicina laterale partendo dal centro, perché è più facile prenderla dal centro, lo rendete più dolce quando lo mangiate. Si continua, cari amici. Adesso andiamo al castello Sforzesco. Mauri? Sì. Abbiamo una piccola puntata veloce al castello Sforzesco. Dopo una live di 4 ore passa che ci siamo un po' dilettati a fare vari argomenti e adesso c'è il castello Sforzesco e concludiamo la serata. Ciao a tutti. Bene, carissimi amici. Sì, benissimo. Carissimi amici. Cari amici, e siamo venuti al castello Sforzesco di Milano. Quindi un bel pranzo in casa, fantastico, e adesso Castello Sforzesco. Castello Sforzesco, ci troviamo nel punto che assolutamente, adesso poi vi cercheremo di mostrare, apparteneva al tempio pagano di Giove, perché abbiamo assolutamente dei ritorni su certe situazioni. Castello Sforzesco, però, alcuni punti che vedremo sono molto recenti, addirittura del 1800. E Castello Sforzesco di Milano, quindi, è prima un tempio dedicato al dio Giove, in realtà, perché è palese. Vedremo. Poi viene chiamato anche Castello della Zobia. Della Zobia.
1300. Nel 1400 Francesco Sforza, duca di Milano, lo chiama Castello Sforzesco, lo rimaneggia. Poi sotto gli spagnoli un'altra modifica nel 1550 e gli austriaci ci mettono praticamente una statua a San Giovanni nel Pumiceno. Poi arriva Napoleone e nel 1796 una petizione popolare vuole che il castello sia distrutto perché appunto si tratta, allora il castello Sforzesco appare sempre come un simbolo del potere ed è un gioco del potere di sempre, cioè distruggere una cosa perché far vedere che si distrugge un simbolo del potere per poi naturalmente per motivi di sicurezza un castello ci voleva e quindi viene solo distrutto in parte e di nuovo ricostruito. Quindi anche Napoleone, stessa cosa degli altri, alla fine non rimaneggia. Giusto. E 1796 volevamo buttarlo giù, spaccano solo un po' e nel 1801 lo rifanno ancora. Ma tu che pensi, Mauro, di questa cosa? Di rimaneggiare. Ma perché ogni, diciamo, ogni persona che ogni, diciamo, come posso dire, inquilino, non inquilino, ogni settore di potere che veniva, ogni come cazzo si chiamano quelle persone che prendono potere, ogni tipo, ogni cultura che veniva qui voleva cambiarlo sul piacimento, e perché come i soldati, il cos'è che fa? Il comandante manda i suoi soldati. L'ho sempre pensato a sta cosa. Evidentemente stasera. Cioè, ogni comandante manda i suoi soldati, questo qui magari ogni gruppo di potere. È veramente qui, sì, incredibile il continuare a rimaneggiare. Io lo dico con parole mie, perché non è che sono tanto come lui colto, diciamo. No, ma guarda, no, le cose stanno così. Bene, ci destreggiamo. Poi cosa fai? Prendiamo intanto la videocamera e cari amici filmiamo e facciamo vedere. Anche tu le strisce blu un po' per la luce è questa, sì infatti. Sì, questi, possiamo vedere questi. La videocamera specie di, sembrano dei cosi di cavallo. Sì. No, allora, queste sono le coppole. Non si vede così, Gennaro, guarda che te le devo far vedere così. Allora cerco di guarda, vedere io. No, perché non si vede bene, allora, è tutto buio. Cari amici, queste sono le coppole fatte proprio su parti della roccia qua sotto, le coppole. Che riprendevano... Sì, le coppole che riprendevano le figure delle stelle del cielo. Praticamente ogni buco nel terreno corrisponde a ciò che si vedeva nel cielo. E già questo fa capire che il tempio era dedicato, era un tempio pagano. Quindi ecco, Giove. Adesso si vede bene, sì, ok. E anche quello. Anche queste sono per leggiare, per vedere Mauro in questa, come da lì, questa tavolata. Queste sono per leggiare, che si mettevano qua in terracotta, contenente il vino, per farlo tenere in fresco. E anche questo ci rimanda a tempi pagani, ai tempi dell'antica Roma. Ok. E poi... No, abbiamo anche parti delle strutture antiche, varie parti delle strutture antiche, particolarmente bello. Un pensiero, Mauri, anche tu. Si vede che è un tempio che prima sembra quasi romanico, come... Sì, ai tempi dei Romani parte... È molto, molto, molto interessante. Sì, particolarmente interessante. Perché... Sì, cioè... orario poi di chiusura, ma... Scusate se... Va benissimo, finché potremo rimarremo qui.
Natti al castello, sì, Mauro. Sembra una roba romana. Quindi, cose che ci rimandano assolutamente indietro nei secoli, anzi nei millenni. Vedete, cari amici? E poi anche qui, tipo come se fosse un angioletto qua. Ci sono i capitelli. E poi continua, qua addirittura abbiamo reperti tombali, beh, le chiamano le tombe dei giganti, volendo, queste cose grosse. Sì, è vero, infatti sembrano sì. Cose, sono enormi. E poi, qui ancora capitelli, poi varie strutture, e abbiamo ancora qua capitelli. Capitelli. E poi questo è il simbolo degli Sforza, del serpente che mangia il moro. Bene. Bene, bene, cari amici. Poi dopo ci dobbiamo avviare. Bene. Sì, sì. Ma allora magari sistemiamoci. Pilastre, facciamo un sforzo lì. Sistemiamoci lì. Magari. Qui abbiamo filmato, mo adesso. Dobbiamo. Ma magari salutiamo su questo pezzo qua. Sì. Aspetta. Che è, cari amici? Panoramica di tutta qua possiamo salutare da lì anche. Bene. Benissimo. Ecco qua. Bene, benissimo così. E cari amici, quindi adesso faremo una rapida panoramica del castello con le varie torri che vedete sono più recenti, fino al 1800, mentre invece abbiamo visto la parte pagana di millenni addietro. Okay. Benissimo, oggi è andata così, è andata bene, abbiamo pranzato, abbiamo fatto bene, molto bene. Al 27 di gennaio 2019 Gennaro Gelmini e youtuber Mauri Cannell, Una vita in corsa, e Mauri Urbez e Travel. Siamo qua. Fate un bel like, iscrivetevi. Perché ne vale la pena. Appunto. Ne vale la pena. È una bella filosofia di vita anche riuscire a godere di queste cose. Perché il nostro castello sforzesco, Mauri, sì, in questo istante, invece del gran casino che c'è, beh, turisti, che vengono, è tutto tempo per noi. Infatti. Perché chiudono adesso, però c'è l'allerta neve e chi va a approfittare? Abbiamo approfittato noi che siamo riusciti a filmare, filmare assolutamente in tranquillità. Va bene. Bello, è bello anche tutto, il ponte levatoio. Adesso allora faremo vedere bene. Facciamo bene una panoramica. Io tengo la borsa, tengo la. E allora prendi. Sì. Allora, cari amici, ultime cosucce. Abbiamo da una parte l'entrata del ponte levatoio. Quello che hai detto? Orario di chiusura. Sì, sì. E ci invitano a uscire. Però okay, abbiamo filmato, quindi benissimo. E questa è la parte del ponte levatoio. E poi allora a questo punto farò una panoramica a questo bellissimo castello alle 7:30 di sera, alle 19:30. Questo è la torre Garisenda, cos'è, no? Questa è la torre.
Se non esce, sì, sì. Chiude, benissimo. Andiamo. Non la fa più uscire di là. E adesso, ultima cosa, quindi ponte levatoio. Chiusura. E noi abbiamo fatto questa bellissima cosa. Vedete il ponte levatoio, cari amici, a Castello, ponte, Porta dei Carmini. E bellissimo, molto bene, sì sì. E il castello siamo riusciti a fare un bel filmato prima della chiusura. Bene Mauri, ma magari salve, posizioniamoci a quel bellissimo albero. E questo bellissimo albero, magari vediamo se riusciamo a salutare da qua. Allora riesci? Sì sì, guardati lì Mauri, là là là, bene bene, più vicino, più vicino, più vicino, ecco così, benissimo. L'orario proprio di chiusura, L'orario di chiusura agli ultimi visitatori, però siamo così usciti dal ponte levatoio, bellissimo, quest'albero fantastico. Vi salutiamo al 27 di gennaio 2019 e magari si sta pure a salutare anche dall'altra parte. Guarda caso, riusciamo a posizionarmi. Ci stiamo posizionando senza incontrare le persone. Sì, 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 le persone sono passate dietro la videocamera. Bene, allora salutiamo anche da lì là, sì, verso anche qua da là e poi. Siamo pochi orari di chiusura, siamo arrivati terra a terra perché abbiamo avuto una live di 4 ore. A questo bellissimo castello, alle 7:30 di sera, alle 19:30. Questo è la torre Garisenda, cos'è là? Questa è la torre Tartufo Nero che era con un anno, ma che gli gnocchi. Adesso l'abbiamo ripreso.